Ci sono diverse novità in organico, alcune anche importanti come D'Angelo in difesa, Gogoschi a centrocampo, Mingiano e De Angelis in attacco. Non poteva essere diversamente, d'altronde, alla luce di una categoria nuova come la Serie D. Il Molfetta però non ha rivoluzionato la rosa, tutt'altro, sono diversi infatti i protagonisti che hanno vinto l'ultima eccellenza, a cui è stata rinnovata la fiducia pure per la nuova stagione, a partire dal capocannoniere dell'ultimo campionato, Davide Ventura. Un gruppo che lo scorso anno ha fatto benissimo sia dal punto di vista tecnico ma soprattutto dal punto di vista morale, perché insomma questi ragazzi sono stati fantastici nell'interpretare quello che è stato sempre il pensiero del loro allenatore, e il modo di operare, il modo di pensare della nostra proprietà, e quindi era abbastanza scontato che partissimo comunque da loro per poter cominciare una nuova avventura in un campionato molto più difficile, molto più competitivo come quello di Serie B. Sono due buoni giocatori, chiaramente noi non abbiamo assolutamente fretta di dover completare l'organico con un over nel reparto difensivo, ci stiamo guardando intorno, stiamo tagliando una serie di opportunità. È chiaro che l'organico va completato, ma non abbiamo fretta, stiamo facendo col mister quotidianamente delle valutazioni, delle riflessioni, quindi è chiaro che comunque siamo sul pezzo, ci sono delle situazioni comunque, delle trattative, delle situazioni in piedi, non solo per quanto riguarda chiaramente il reparto arretrato, come dicevi tu poco fa, c'è anche, siamo alla ricerca di qualche altro tassello nel comparto degli junior. L'organico è quasi al completo, ci sarà spazio però almeno per un altro innesto senior in difesa, Vito Di Bari, ex Corato, che quest'estate era stato ufficializzato dalla United Sly, e Andrea Lobosco, ex Grumentum Valdagri, sono due profili che interessano. Aspetta, deve affrontare questo campionato con grandissima umiltà, che è quella che ci ha sempre contraddistinto anche lo scorso anno, e ogni partita deve essere, lo dicevo ai ragazzi al principio della preparazione, ogni partita deve essere interpretata da parte nostra come se fosse la partita della vita, perché chiaramente noi abbiamo una squadra assolutamente normale, non miriamo a vincere un campionato che secondo me lo dovranno necessariamente vincere altre compagini e non noi. L'unica cosa certa, e su questo posso metterci chiaramente la mano sul fuoco, che i ragazzi domenica per domenica interpreteranno qualsiasi tipo di gara come se fosse l'ultima, con il coltello tra i denti, e quindi venderanno cara la pelle diciamo, senza guardare in faccia quale può essere l'avversario.